It's a perfect day for some mayhem. Ciao! Ciao! Guardate stavo, un po' stavo chi parlando c'è, mutato, ma dicevo, non ci crederete mai, ma questa sera non sono da solo, ma c'è anche, è lui o non è lui, il Magest. Ciao, certo che è lui! Ciao ragazzuoli, buonasera a tutti, e dopo l'eliminazione del virus dell'altra sera, guarda un po' chi c'è il Magest in webcam, Crios, pazzesco. Ne ha sempre una volta su cinque, però c'è. Vabbè, però, sai, quella volta che c'è, bisogna tipo contarle sulle dita, no? Però segnatevele, ricordatevele, segnatevi la mia faccia, perché poi non la vedete mai più. Esatto. È un evento eccezionale. E siamo di nuovo qua, con una nuova settimana, la serie A di Heroes of the Storm. Questa sera vedremo un solo match, purtroppo, per combinazioni di orari che non si sono riusciti ad accordare per anche una seconda partita nella tarda serata. E vedremo una partita particolare, perché è quella di recupero della settimana scorsa degli Aesox Unlucky contro i più di due, che la settimana scorsa, purtroppo anche lì per problemi, hanno dovuto rimandare, quindi l'hanno fissata per stasera stessa. La maglietta Zena, sì. Esatto. Presto avremo anche quelle del Control Alt Cast, quindi mi metterò quelle quando saremo in streaming. Tenetevi pronti, perché tra un po' ci sono magliette pazzesche con loghi pazzeschi, e in realtà no, però va bene. A tal proposito, se qualcuno di voi viene a Lucca, sicuramente troverete me e Magest a gironzolare per la fiera e ci potremo salutare in real. Potete tirarci coppini o cose del genere, offrirmi un caffè o cose del genere. Esattamente. Questa è la base.
dell'incontro a Lucca sia quello, no? Darmi da mangiare a me, bisogna nutrirmi. Assolutamente. Mi lamento sempre in streaming. E anche magari un bel coppino sul collo. Quello so già che me ne arriveranno un paio, quindi magari non me la metto la maglietta il primo giorno, aspetto qualche giorno per mettermi. Allora, nel frattempo io volevo un attimo farvi vedere a che punto siamo con la classifica e... E insomma, l'andamento generale, esatto, commentarla un po', però qua vedo il Majest, un attimino che devo mettere la schermata della classifica, eccola qua. Lo so che sono bellino, normale che vuoi Eccoci guardarmi. Qua. Allora, in realtà è una classifica parziale, perché alcuni team hanno già giocato una giornata ieri della seconda settimana, mentre tutti hanno giocato quelli la settimana scorsa, a parte quella che vedremo stasera. Per cui abbiamo i Go Next, i team Go Next, il team di Fury, Sigurd e Company, che è a 6 punti pieni, hanno vinto entrambe le partite la scorsa settimana, con un parziale di uccisioni morti decisamente alto, siamo a più 32. I più di 2 sono primi anche loro, perché hanno giocato una della scorsa settimana e una di questa settimana, e quindi anche loro a punteggio pieno, diciamo, a 6 punti. Ancora hanno giocato contro i Vevictis, ancora devo aggiornare il conto delle uccisioni e delle morti, perché tra ieri e oggi non ho avuto tutto questo tempo. Terzi a 4 punti, quindi una vittoria e un pareggio, abbiamo gli Esox Yolo, che devo dire si stanno comportando molto bene in campionato, hanno giocato delle bellissime partite. Avevano già nelle qualificazioni fatto una bellissima partita contro i più di 2 nella semifinale, molto giocata e molto agguerrita, quindi. Vero, vero, sono molto promettenti in questo senso. Gli ADGF anch'essi a 4 punti, una vittoria e un pareggio. Loro hanno già giocato una partita ieri e hanno perso, per cui hanno già giocato 3 partite e 4 punti in 3 partite. Diciamo un po' la, tra virgolette, mezza sorpresa dell'inizio campionato, allora, perché comunque hanno pareggiato la prima partita contro gli Yolo, gli Esox Yolo, che comunque sono molto quotati, Galaxy e compagnia, quindi diciamo un po' la mezza inizio sorpresa del campionato. No, sì, devo dire che mi hanno sorpreso moltissimo gli ADGF, anche perché poi parlando un po' con loro ho saputo che sono un gruppo di ragazzi che gioca da molto tempo, sia Heroes che in generale a giochi competitivi online, e fino all'anno scorso non avevano idea che ci fossero competizioni italiane di Heroes. L'hanno scoperta grazie alle HCS di quest'anno, quindi che poi sono diventate anche le qualificazioni per i campionati, e quindi ora ce li ritroviamo in classifica in Serie A con un punteggio niente male. A seguire abbiamo i Lucid Dreams, 3 punti, quindi hanno vinto una partita e perso una partita, e Goofy Ruspanti Vevictis a 1 punto, i Vevictis però ne hanno giocate 3, sì. E gli Esox Unlucky ultimi in classifica con 0 punti. Vedremo se questa sera riusciranno a guadagnarsi a strappare un punticino a una corazzata non da poco e più di 2. Possiamo forse dire che i Vevictis e gli Unlucky sono un po' invece le mezze sorprese quasi negative, possiamo dire, comunque, soprattutto forse di più i Vevictis, che hanno nomi forse un po' più quotati come Fallen, Mithril o comunque personaggi che ci sono tanto nel Nexus, soprattutto nel competitivo di Heroes of the Storm, che diciamo forse loro hanno un po' mezzo deluso la partenza, no? Una falsa partenza, possiamo dirlo così. Sì, sulla carta sicuramente hanno i numeri per fare i numeri rank, quello che vogliamo, per fare qualcosa di serio, di bello. Evidentemente, come dicevamo qualche streaming fa, sì. La preparazione del team all'ultimo, quindi l'ultima settimana prima delle qualificazioni, non ha permesso ai team di allenarsi come si deve, di prendere confidenza l'uno con l'altro, di capire anche quali magari siano i pick di comfort di ogni giocatore, quindi prendere quelli magari in un draft piuttosto che quelli in meta che però magari non sanno usare, ho detto magari 100 volte. Magari sì, forse insomma, l'hai magari. Detto magari. E quindi insomma potrebbe essere questa la motivazione per cui stanno andando ancora un po' male questi team, ma come sappiamo il campionato è molto lungo, durerà fino agli inizi di dicembre e c'è tutto il tempo tra pareggi e vittorie insomma di risalire la classifica. Anche perché poi è molto corta, vabbè, a parte che siamo alla solo terza giornata, quindi è abbastanza facile uscire dalle ultime posizioni e ritrovarsi improvvisamente secondi e terzi. Quindi chi magari inizialmente macina un po' lento, poi magari al ritorno riesce a prendere quel ritmo e dare magari fastidio alle due squadre più quotate, che sono appunto i Go Next e più di 2,
per poi riuscire a infilarsi lì in mezzo e rendere il campionato molto più vincente e direi molto più equilibrato rispetto agli altri anni. Krios, io l'ho viste tutte le edizioni, sì, sì, abbiamo no, anche giocate, sono direi proprio molto di sì. D'accordo, e questa cosa è condivisa sia dai più di due, che sono i nostri colleghi di casting che vedremo domani sera e ogni mercoledì, sia dai giocatori stessi, perché ho sentito qualche giocatore, come può essere Fury, come può essere appunto Fatal stesso e altri di altre squadre, e anche loro condividono questa cosa. La serie B stessa, per quanto mi riguarda, è come se fosse una mini serie A, perché il livello è molto alto, le partite sono molto molto combattute, addirittura più di quelle della serie A, e anche i pick, le scelte, le build di ogni eroe, sì, sono tutte corrette e molto molto belle. Per sì, cui, anche perché c'è vai. Qualche team della serie B che il posto in serie A se lo meriterebbe, possiamo dire così. Quindi il livello si è proprio alzato notevolmente, il che rende campionati più equilibrati, partite più belle da vedere, da castare, e giocate anche più interessanti da commentare. E alzare il livello italiano è sempre buona cosa e ci diverte sempre di più. Sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, io sto contattando i capitani, i più di due sono già pronti e gli Ezox là che sono appena entrati su TS mi stanno dicendo che anche loro sono pronti. Quindi noi iniziamo la fase di ban, mentre il Magus vi intrattiene, io faccio questi ban, vi dico in diretta mentre li facciamo, così vi rendo anche partecipi e vedete quali mappe vengono tenute poco in considerazione, o molto in questo caso. Vi intrattengo, mi sono dimenticato le palline, quelle da lanciare che fanno i giocolieri, sai, no? Quelli che vanno papparà, papparà, papparà. No, non va bene, no. Devo trovare un altro modo per intrattenervi, il che non è facile da solo, però Magest tira sempre... Vabbè, no, non sei da solo, sono qua comunque. No, ma io non ti voglio, vai via, ciao, ciao. No, scherzo. Allora, a bannare iniziano gli Ezox Unlucky stasera, quindi diciamo loro sono il team in casa per la prima partita, mentre i più di due sono il team in trasferta, per cui... vuoi dire ai ragazzi come funziona questa cosa di casa, trasferta, chi fa prima cosa, chi fa prima... Vai. Chi fa prima cose, chi fa prima case, chi fa prima costruzioni, non si sa bene cosa e casa e quando. Comunque, ogni giornata corrisponde a due partite in cui la prima squadra di casa avrà il first pick, correggimi se sbaglio, esce era la prima mappa in cui si gioca. Corretto, ma prima c'è la fase di ban delle mappe, ovviamente, che l'anno scorso non c'era. Esattamente, è leggermente cambiato. Mentre l'anno scorso, se non erro, si davano semplicemente le mappe preferite, direttamente esatto, la mappa a cui si giocava. Adesso entrambe le mappe entrambe le squadre banneranno due mappe a testa, prima una poi l'altra, prima una poi l'altra, ovviamente si scambiano la palla, e quelle chiaro, quattro mappe non verranno giocate. E poi la squadra sceglierà la mappa in cui giocare, diciamo un po' un metodo alla professionisti, no? In realtà lì si giocano partite quasi come i professionisti, che giocano quasi tutte le mappe, quindi sì, diciamo una cosa un po' più innovativa e che permette anche un ampio spettro di scelta e un minimo di ban magari su mappe in cui magari si sa che la squadra che sceglie è leggermente favorita. Un sistema che dovrebbe equilibrare un po' di più la scelta della mappa, ecco, possiamo dirla così, Krios. Sì, sì, esatto. La differenza dal professionismo è che il professionismo mette già un pool ristretto, sì, di mappe. Sì. Noi questa cosa non l'abbiamo voluta fare perché comunque mi piaceva l'idea che i team italiani potessero scegliere il loro campo di battaglia preferito in generale. Abbiamo dato la possibilità di bannare perché chiaramente ci sono 13 mappe ormai, forse 14 con Anamura che è ancora in rework, sì, quindi sì, insomma sì, sono tante, quindi abbiamo deciso di mettere questa possibilità. Nel frattempo, i ban sono Stazione Atomica per quanto riguarda gli Ezox Unlucky, Garden of Terror per quanto riguarda i più di due, il secondo ban di Ezox Unlucky è Tempio Celeste, quindi vedremo il secondo ban da parte dei più di due e poi ci sarà il pick della mappa. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo le mappe forse che non piace quasi nessuno, no? Stazione Atomica, la mappa sì, gigantesca, mi piace. Garden of Terror, non ne parliamo, mi sta qua, mi sembra la chiedete proprio. Garden of Terror, non mi piace. A me non dispiace tantissimo. Una Sky Temple che se vista
streaming, anche nelle HCS è stata giocata sì, molto. Sì, sì, vero. Quindi forse la mappa un po' più usata ultimamente dai team italiani, mentre prima Infernal Shrine ci stava dietro come il cane quando ha i croccantini in mano e ha fame, adesso è cambiata, invece di essere Infernal Shrine è Tempio Celeste. Quindi un piccolo cambiamento che speriamo di vedere anche più mappe diverse per vedere più partite diverse, il sì, che ti porta anche partite più interessanti, Krios. Certo che poi il bello di Heroes, per quanto mi riguarda rispetto agli altri MOBA, è proprio questa possibilità di avere obiettivi diversi su mappe diverse e quindi proprio la strategia deve cambiare, anche gli stessi pick cambiano di mappa in mappa perché ci sono chiaramente delle scelte migliori rispetto all'obiettivo stesso della sì, mappa. Il secondo ban da parte dei più di due campi di battaglia eterni, per cui ci rimane un fonderia Volskaya che ho visto parecchio bannata, aperto come scelta. Sì, in realtà è una mappa nuova che ancora forse è leggermente da bilanciare, più che altro è fastidiosa con i rulli, ti costringe a un team fight per il robottone gigante, dicendolo proprio a parole molto scarse. Il protettore Triglav. Il protettore Triglav, esattamente, in cui necessita di due persone, una per sparare un cannone atomico, non nel senso di cannone, ma avete capito. È un po' un Cho'Gall robottone. Esatto, il Cho'Gall meccanico, ecco, mi piace. Un Cho'Gall meccanico. Una mappa che però sinceramente non mi aspetto di vedere tantissimo, soprattutto agli inizi, perché comunque, come dicevi giustamente tu, squadre che magari si sono messi un po', non dico all'ultimo, comunque non preparate così tanto, andare su una mappa nuova, mettere una strategia nuova con persone che ancora devono ben coordinarsi, certo, non è forse il top. No. Quindi magari queste prime partite, le mappe standard, penso che Krios saranno le più quotate. Beh, potremmo vedere Altari Infernali, Tomba della Regina Ragno, Valle Maledetta, insomma queste qua un po' più comuni, anche Contea del Drago sto vedendo spesso. Sì, diciamo che questo tipo di mappe un po' più particolari si tende a vederle un po' di più nella Serie B. Fonderia Volskaya è già stata piccata 3 volte nella Serie B e diverse volte bannata, per cui è una mappa che a quanto pare piace giocare, tutto sommato. Perché... Sì, no, sì, sì. È che ovviamente riportato su un competitivo, su una Serie A in cui ancora certe squadre devono ben prendere fiducia, certo, e coordinazione, magari uno se è in casa dice vabbè, quasi quasi mi scelgo una mappina in cui ho sempre giocato e so bene cosa devo fare. Dall'altra comunque può essere un'arma tagliente, secca, proprio nelle squadre che giocano da tanto, come comunque lo sono per esempio i Gonex, che si conoscono molto, i più di due, i stessi più di due, gli Esoxiolo, per proprio mettere in difficoltà magari una squadra che non è poi così preparata rispetto alle altre mappe, Krios. Un'arma un po' doppio tasto. Sì, sì, assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo. Nel frattempo sto invitando tutti in lobby. A me no, no. Dai, tu ti puoi unire da solo? Aspetta, ti invito. Sì, che mi unisco, sì che mi unisco. No, perché Krios mi odia, dovete saperlo. No, è vero, ti voglio tanto bene. Allora. Ah, che pivetta piaggia. Allora. Vorrei ricordare che nelle formazioni dei PD2 c'è stato un piccolo cambiamento, correggimi se sbaglio, Rayquaza non c'era. C'era. C'era ma ha giocato poco. Esatto, sì, ha giocato nelle poco. HCS. Ah no, forse hai ragione, sai, nelle HCS forse non era nella formazione. Non era proprio nel roster, no. C'era un piccolo, mi pare, una settimana di, forse due, di tempo in cui aggiungere... Esatto, sì. Diciamo, dalla fine delle HCS all'inizio della Serie A si potevano cambiare eventualmente giocatori nel roster. Esattamente, quindi c'è stato questo piccolo cambiamento che aumenta notevolmente, direi, Krios, il livello dei più di due. Sì, sai, hanno perso comunque Buia e Manco a 1200, se forte sai, certo, quindi tutto sommato erano giocatori di un certo spessore. Certo. Rayquaza, o come si chiamava all'inizio, è sicuramente un giocatore di grande esperienza che aggiunge anche lui un sacco di valore alla squadra. L'ultimo acquisto è stato questo Zappertrap, di esatto, cui io non conosco il nome, sinceramente, forse ha cambiato no, nickname, non lo so. Sì, può darsi, non ne sono neanche io a conoscenza nel mio diario di personaggi di Heroes of the Storm. Benissimo, allora, chiedo ai capitani se sono ready e partiamo subito
con il draft. Carichi, tra l'altro carichi. Questa giornata la mappa sarà Braxis, sarà belli ragazzuoli. La mappa sarà Braxis, assolutamente, la scelta è stata scelta vista. dai Unlucky, quindi dalla squadra capitanata dal nostro Shabalala, che ormai direi che si conosce. Beh sì, ormai Shaba ha giocato con me, ha giocato penso da Oz da quando è in Alpha, quindi un giocatore di tutto rispetto che conosce il gioco. Vediamo se gli Unlucky riusciranno a dire qualcosa o una corazzata più di due, che se vuole puntare al primo posto e giocarsela con i Go Next non può permettersi troppi errori, Krios. No, certo, infatti l'interrogativo è proprio questo. Inizialmente io avevo, sto mettendo la schermata del draft intanto, inizialmente io avevo dato i più di due, come anche gli Asoxiolo, come possibili avversari diretti, esatto, insomma, di questa squadra che pare essere imbattibile, ma ovviamente non lo è, Team Go Next, esatto. Quindi sì, sicuramente dovranno trovare un'affinità di team, perché anche loro si sono messi insieme proprio in fretta e furia. Ci sono Fatal e Jenny che giocano da molto insieme, ma tutti gli altri, insomma, bisogna, esatto, un attimo oliare gli ingranaggi. Ma hanno tutte le possibilità di farlo, per cui staremo a vedere durante la Serie A. Per il momento sono tutti e due punteggio pieno. E vediamo cosa succede in questa giornata di recupero, la seconda in cui gli Unlucky sfidano i più di due, distaccamento di Braxis, Krios. Vediamo già i primi ban della giornata. Garrosh, attenzione perché c'è un piccolo errore tecnico, problema tecnico, mi mancava l'errore tecnico di inizio partita. No, dicono non che dovrebbe, non dobbiamo resettare, ok. C'è bisogno del reset. Possiamo stare così. Quindi siamo carichi e pronti a sparare, come dice l'archibugiere di Warcraft 3. E anche Raynor, il marine di Starcraft, volevo dire. Il marine di Starcraft, esattamente. E vediamo come i nostri più di due banano Garrosh e dall'altra parte gli Unlucky banano Genji. Genji forse, Krios, va un po' mirato, visto che dall'altra parte sicuramente è un pick vabbè, che in generale è un pick nel meta che si vede spessissimo, da fastidio, fa danno con quell'ultima ledetta, ti chasa fino al core, e sicuramente è nelle corde dei più di due, quindi un ban decisamente ottimo. Risposta dei nostri più di due con un first pick di Gul'dan e un instant pick dall'altra parte dei nostri Unlucky di Valatasa d'Artak, proprio molto alla coreana, no? Ho guardato oggi una partita delle HGC giocata due settimane fa, dove molti team first pickano, bannano Tassa d'Arkris, sì. Quindi direi un personaggio molto in voga in momento. In un meta di doppio support, Tassadar sicuramente è tra le prime scelte, insomma. Soprattutto in accoppiata con una valla, che comunque come il prezzemolo sì, si vede un po' ovunque. È un po' quel personaggio che lo metti in qualsiasi mappa e va bene sempre. Per esempio in Corea giocano molto moltissimo Lunara, che è così da first pick, anche se era sempre stata giocata. Intanto i nostri bellissimi più di due rispondono con un ETC Auriel, direi, se aggiudicano la combo fatale Gul'dan Auriel, danno e cure top of the top. Direi nulla da dire al draft dei PD2, che più solidi di così non potevano andare, Krios. No, beh, certo, in questa mappa soprattutto Gul'dan è un must pick, e ETC ormai lo stiamo vedendo proprio sempre ed è un pick apprezzatissimo. E vabbè, Auriel non è neanche da commentare, hai già detto tutto tu, per cui sì, hanno sicuramente tre pick solidissimi per l'inizio e sono a posto per il momento. Dall'altra parte intanto i nostri Unlucky rispondono con il ban di Sonia, mentre vediamo come i primi due sceglieranno il ban. Potrebbero magari puntare su un ban di Rhaegar o di Uther, visto che si sono già aggiudicati Auriel. No, Morales, che devo dire ultimamente, anche parlando con altra gente, è un pick che in questa mappa in particolare è molto molto voluto. Come dicevi tu, ovviamente loro vertono poi su Rhaegar, quindi vertono su gli Unlucky, proprio hanno scelto la mappa e sanno già cosa giocare, non guardano minimamente quello che piccano, proprio fanno vedere tosti come il marmo di Carrara, durissimi, Arthas Rhaegar, solidità, cure, damage. Direi molto bello il draft degli Unlucky in una mappa che richiede tanto wave clear, e penso hanno tutti in questo momento, sì, ci manca sì, giusto quel tank.
Al momento sì, perché come solo laner possono utilizzare benissimo Tassadar, per cui... Oh mio Dio, ho scritto più di me anziché più di due nella squadra, Più di me, scusate. Ho attenzione, appena perché Krios corretto, è più grazie di me, non è più di due, ma è più di Dermit. me, lo so. Lo stavo scrivendo senza guardare sulla tastiera, si vede che stavo parlando e ho messo più di me anziché Oh. più di due. Grazie, Bernit. E Sony è stata bannata ovviamente per lo stesso discorso del solo laner, quindi... che viene preso ovviamente Leoric. Wow! Questo è interessante. Bello, interessante, a sorpresa, i nostri più di due, oh, picconi, piccati, incredibili, Bellissimo. prendono un Leoric solidissimo, sapevano già che gli altri sarebbero andati a doppio attack. Questa Ana a sorpresa, Krios, non me lo sarei mai Ma aspettato. senti, secondo te, Ana, la ulti. Intanto qua. prende quella o prende lo sparo globale? Sai che potrebbe anche starci uno sparo globale. Nel meta del doppio support non... Diciamo un doppio support Ana Aurel non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo, se devo essere sincero. Quindi mi lascia un po' spiazzato anche a me. Sì, no, sicuramente da vedere come verrà utilizzata, soprattutto in questo setup, perché comunque è un po' strano, nel senso di solito si vede associata magari a un Genji che può andare Eh dentro sì. il team avversario e con l'ulti fa veramente il devasto. Vediamo come ci delizieranno i più di due con queste giocate un po' particolari. Dall'altra parte, gli Unlucky copiano un po', essendo sempre casa Exox, YOLO di questa diva che Abraxis nella partita della semifinale proprio contro i più di due aveva dato un sacco fastidio. In una mappa, forse una delle poche dove può dire veramente la sua, Krios. Sì, è assolutamente così, però secondo me i due team sono abbastanza bilanciati sotto questo punto di vista, quindi Ah, sì. è tutto un fatto di positioning e di, insomma, di vedere proprio quale dei due team riuscirà a prevalere, soprattutto sull'inizio, perché comunque è una mappa su cui si può facilmente prendere vantaggio e mantenerlo. Sì, sarà la sorpresa della serata questa Ana in doppio supporto con Auriel. Vedremo come i più di due ci delizieranno in questa giocata un po' a sorpresa che non mi sarei mai aspettato, soprattutto in una formazione molto tosta come due frontline ETC Leoric, direi più grandi di loro. C'è solo Stichies, ma proprio nel senso di fattanza. E un Gul'dan di pulizia estrema. Vediamo come la infileranno qua dentro. Cioè, Vabbè, ora lo vedo vedremo molto sicuramente. strano. Sarà Vedo molto strano, una sì. partita interessante e i più di due stessi saranno sicuramente interessati poi ad analizzarla nei loro vari streaming. Ricordiamo che molto spesso loro analizzano. Stasera, proprio alle 6, se non erro, hanno fatto Esatto, delle sì. analisi sul loro canale proprio di certe partite della Serie A. Esatto. E più che altro l'hanno presa instant, quindi secondo me potrebbe anche essere una mezza cosa studiata, mettiamolo così, non è un pick tirato a caso giusto per vedere quello che succedeva. Assolutamente, ma non mi aspetto pick tirati a caso dai team della Serie Esattamente, A, per cui... Ma in esattamente, realtà quindi. neanche da quelli della Serie B, quindi proprio... Una bella sorpresa che... Qualcuno ha pici di legno, in effetti, grazie dalla chat. Ho paura che ho il mio perché hanno tutti caricato. Ah, tu no, allora è il tuo, Il va. tuo è il mio sicuro Sicuro, perché, non, perfetto, grazie perché Magist. nonostante io cambi pezzi, metta cose, faccia cose, non gli piace. Si vede che eppure ho Sai cambiato un trucchetto quale potrebbe essere? Metti attiva, clicca sulla schermata di Heroes, che se ne hai attiva un'altra fa fatica a caricare. A volte me lo fa. sì, no, ma l'ho già fatto, Ok, ma non ce l'ho a vabbè. A posto, a posto, finestra, vabbè. Iris, quindi è il mio PC che sta andando a Fantastico. VUD proprio a livello, siamo quasi tre quarti, ha quasi Ci caricato, siamo. ci Magist ha lanciato la siamo. partita, ok. Pazzesco, no, io mi vedo dentro, in Allora, realtà no. ricordati che io seguo te, come al solito. Sì, don't worry, be happy ragazzi, tranquilli che il Magist è sempre presente, sempre con voi, col PC di legno, ma ce la può... Beh, funziona la telecamera, Allora, qualche altro problema ci ti deve dedico essere. un tag. Wood PC by Majest. Grazie, Magist.
Sto laggando veramente in una maniera pazzesca che voi non avete idea, giusto per... Allora, per il momento presento io le squadre, qua c'è già una pausa, lag... Ah, ma è una lag generale, allora forse... Allora, non sono io, per la prima volta, pazzesco. Ok, Walker. Va bene. Allora abbiamo il tempo di presentare i team. Abbiamo il tempo di presentare i team senza poter muovere... la cam, perché ovviamente il gioco è in pausetta. Pausetta. E non mi ricordo tutti i nomi. Ah no, ma ce l'ho davanti. Fai tab, no? Hai ragione, lo so. È le emozioni. Guarda, del anzi, secondo per la strip. Presentazione metto addirittura le nostre faccione. Ma Magister, ridi e ti dono. Questa è... Sono brutte persone. Ripetiamo, dalla parte destra dei vostri teleschermi, anzi del PC, abbiamo i più di due, guidati da Fatal Error su ETC, Geniox su Auriel, Ana, che è guidata da Zappertrap, a sorpresa direi, Shokaku su Gul'dan e Rayquaza su Leoric. Shabalala con Valla, AG Cooper con Arthas, Rigoset con Rhaegar, Exe con Tassadar e Elite Sparkle con D.Va. Ecco, abbiamo... le prime schermaglie, direi a sorpresa. Perché a sorpresa Ana su Zappertrap? Perché? A sorpresa Ana, perché non me lo aspettavo da Zappertrap. Cioè, già è proprio a sorpresa lui. In più, a sorpresa della sorpresa guida Ana. Quindi me l'aspettavo magari più da un Rayquaza o da un Fatal Error, se devo essere sincero. E dall'altra parte, intanto, gli Unlucky scelgono di tenere su D.Va top contro Leoric invece di Tassadar. Non so se sono convintissimo di questa scelta. Forse avrei preferito un Tassadar. Che ne pensi, Krios? Garba l'idea o... Ma sì, probabilmente anch'io avrei preferito un Tassadar in realtà. Però forse preferiscono essere un po' più aggressivi sotto e quindi dare più sustain a Shaba con Valla, che magari prende un po' più di botte dagli avversari. Credo che potrebbe essere un'ottima... un'ottima spiegazione. Tra l'altro gli avversari hanno molto molto wave clearing con Gul'dan, quindi anche questo potrebbe essere il motivo per cui Tassadar è sotto e aiutare con la sua tempesta di... Aiuta sicuramente Arthas a pulire molto più velocemente. Intanto Shabalala si porta troppo avanti e TC lo stunna e se lo porta a casa. Un po' troppo greedy forse questa Valla, che viene punita malamente dai PD2. ETC, bravissimo Fatal Error a stunnare immediatamente il target. Intanto su top Elite Sparkle combatte con questo Leoric, ovviamente ci sta per lasciare il mech, ma D.Va fa ben presto a riportarlo su, easy peasy lemon squeezy. Devo dare un occhio alla build di Ana, in cui... al momento non ha messo nulla di particolare. Io sarò sincero, Ana la conosco davvero poco, perché l'ho provata un po' nel negozio ai tempi quando uscì e ho fatto giusto un paio di quick con lei, perché poi ovviamente non ho avuto moltissimo tempo per farlo, quindi se tu sai parla. Se tu so parlo, se non so non parlo, quindi non parlo, scherzo. Intanto vediamo come si giocano entrambe le squadre la conquista del Tempio Bot. Dall'altra parte top Elite Sparkle deve concedere il primo mech, attenzione, rischia tantissimo, è quasi a poca vita, attenzione, era quasi aggressivo, prova con la Q, se lo porta a casa. La seconda kill della partita, intanto botta ancora, parte il team fight, conquista il doppio tempio, i più di due, che in questo momento riavvicinano i quasi 100% conquistati da Yesox Unlucky, che in questo momento si trovano leggermente in difficoltà, quasi un livello sotto con due kill che forse un po' regalate, Krios, in questo inizio partita. Sì, il problema è stato proprio quello. Attenzione che c'è uno Shaba che è crashato nel frattempo. Il problema è stato proprio quello, nel senso che, ok, hanno il 94% di carica, però c'è un gran livello di distacco. Qui ho messo una pausa, ma c'era subito Shaba, la riprendiamo. Ok, ci siamo. Un po' di problemi di connessione stasera proprio del server, mi sa. Sì, è proprio il server che ci dà fastidio. Intanto vediamo come i più di due si aggiudicano questo 100% e rispondono dall'altra parte. Gli Unlucky con un buonissimo 94, una doppia ondata Arzec quasi carica per entrambi. Intanto Arthas prova a poccare il team avversario, rimane in difesa,
tutta la squadra dei più di due per difendere la bot degli Unlucky aggressivissima, mentre Top rimane da sola, la povera diva sta per cadere, il primo cancello, il primo muro a difesa dei più di due, continuano questi Zerg, prova Gul'dan a pulire velocissimamente, questo è andato a Zerg, intanto Top gli devasti l'ondata dei più di due invece ha portato già il muro a cadere, ancora bot, c'è questo team fight, TC prova ad entrare dentro, è low vita, viene giustamente zonato e ruotato da Arthas, non riesce però a infliggere abbastanza danni, il team degli Unlucky, che continua pressante la caduta del primo muro, nonostante comunque più di due siano in un buon vantaggio di exp, sono costretti a beccare, attenzione, Arthas esce dal brush, provano a prendere Ana, ancora segue a G Cooper, buonissimo il root e TC la difesa su Arthas, ancora questi poke estremi, Shokakkyu, aggressivissimo Shobalala che rischia tantissimo, è costretto ad arretrare, molto bravo Tassadar a scudarlo, finisce la prima ondata per entrambi i team, nulla di rilevante tranne entrambi i muri caduti, quanto equilibrio nella bot lane in cui sono riusciti molto bravi più di due che adesso contropushano Krios. Sì, la cosa che mi ha stupito di più, se devo essere sincero, sono i danni che riesce a fare Shokakkyu con Gul'dan a tutto il team avversario. C'è stato un momento in cui gli Aatrox Unlucky stavano pushando con Arthas, e tu stavi dicendo proprio questo, è arrivata un'ondata di roba da parte di Gul'dan che li ha smezzati tutti quanti, quindi devono stare molto attenti a non stare tutti uniti nel momento in cui decidono di essere aggressivi. Dato molto bravo Shokakkyu che se con questo Gul'dan fa i danni, fa i devasti facendo la build sulla E, il Esatto, sulla che corruzione, sì. sulla corruzione, il che molte volte si predilige quella sulla Q. C'è un po' questo dibattito su build sulla Q, build sulla E. Intanto Shabalala rischia tantissimo, bravissimo Rigoset e Hex a salvare il proprio main DPS degli Aatrox Unlucky. In questa mappa stretta la build sulla E, se riesce a colpire tutto il team, fa veramente i danni. In più il talento sul 7, in cui aumenta la potenza magica, anche se riduce le cure, ne fa avere ancora più value, Krios. Sì, assolutamente. Riguardo a quello che dicevi prima, in realtà io credo che sia proprio una scelta del giocatore stesso se prendere una o l'altra build, secondo me si equivalgono abbastanza. Quindi è proprio... Guarda che Guarda. danni! Danni della build sulla E di Shokakkyu che ha completamente quasi esploso Tassadar che è costretto a beccare. In questo porta a un vantaggio sui più di due dove si vanno ad acquistare il primo forte bot ad avvicinare sempre di più al 10, avere un buonissimo distacco di exp rispetto agli Unlucky che sono dovuti beccare entrambi. Intanto bravissimo Rigoset che con Rengar fa un po' il Sonya della situazione. Si va a prendere tutti i campi, si cerca di mettere push sulle varie lane. Però i più di due sono molto molto più vicini al 10 dei nostri Unlucky Krios e questo momento della partita è fondamentale il vantaggio del 10. Già ce l'hanno praticamente il 10, possiamo contare 2-3 secondi, eccolo qua. E sì, questo Gul'dan ha permesso questo push estremo in bot, e quindi il livello si è ancora di più accentuato, la differenza di livello. E ora sarà un vero problema da parte degli Unlucky contestare questo. Eh sì, intanto dando un occhio alle ulti, vediamo come il Leoric prende la marcia, nonostante comunque non abbiano tantissimi escape gli Unlucky, come può essere magari un Rek'Sai intombato, che può essere facilmente esploso, non potendosi più tirare la ulti ormai da tempi storici, e mana il biostimolatore, quindi potenza magica nelle mani di un Gul'dan che sicuramente si farà sentire, e intanto, giustamente, vanno ad acquistare un altro forte top dove gli Unlucky possono dire ben poco a questi più di due che si stanno muovendo molto bene nella mappa Krios. E ormai hanno il controllo totale, hanno preso un campo in top, gli hanno permesso di pushare fino al forte, ora questo altare, questa postazione verrà difesa in 4 e sotto c'è Leoric che si è preso quell'altra, ma gli Unlucky purtroppo ora devono continuare a girare, bot top e cercare di non far fare il 100% agli avversari fino al livello 10. Bravissimo Hex a schivare la Q di ETC con un buon escape. Intanto Leoric rischia tantissimo. Viene rootato da G Cooper, ma non viene followato. Che Sparco il erano resto del stati team. bravissimi nell'esecuzione fino al non follow di quel Attenzione. root.
perché si fa sentire adesso la presenza di ETC che vuole andare a chiudere il team avversario. Rhaegar rimane un po' chiuso, lo sa ETC, rimane isolato, Rigoset non sa più dove andare, viene chiuso dal resto del team, attenzione ancora, buono lo stun su di lui e viene quasi esploso, anzi direi praticamente finito, prova a scappare ma Shokaku lo punisce dall'altra parte. Intanto fanno il 10 anche gli Unlucky, dove però non possono dire niente senza uno dei loro support principali. Attenzione, provano a saltare Easy, che però vengono praticamente regalati alla formazione dei PD2, che hanno buonissimo vantaggio, si avvicinano a 3G e un'ondata Zerg al 100% che fa paura. Krios ancora Elite Sparkle, rischia tantissimo, ancora il Mech, si può salvare con facilità estrema a D.Va. Comunque, che danni che fa Gul'dan, io pazzesco. Sì, sì, è davvero pazzesco, sì. Ora è un problemone, 100% di pushata Zerg contro questo forte che, non dico il 100%, ma il 99% cadrà. E sì, sarà molto tosto. Intanto vediamo se prosingerà. Attenzione, prova con la ulti D.Va a zonare, ma intanto viene esplosa. Non è l'ulti. Completamente, lo so che non è l'ultima, non è vero. Silenzio. Intanto vediamo come ancora prova a G Cooper a rallentare l'ondata. Shabalala ancora bravissimo. E TC che prova a entrare con la Q, buonissimo. Va all'escape, c'è il forte che sta cadendo. Ancora prova un apocale, non riescono a dirgli niente. Bravissimo. E Oric e TC a fare scudo alla backline. Gul'dan, Aureliana, ancora Fatal Error. Fatal Error molto basso. Molto molto basso, attenzione, arriva Elite Sparkle, parte la ulti di Auriel, prova, buonissimo il Fear, che zona Arthas, viene ultato benissimo da Rhaegar. D.Va che rischia tantissimo dopo aver perso il mech, prova a sparare ancora, a dare fastidio alla backline dei più di due, sono costretti in questo momento a retrocedere con le Oric, con Rayquaza che sta nella backline avversaria, TC prova a stunnare Vala che viene addormentata, Dana però non fa in tempo il team a followare. Elite Sparkle ancora con D.Va, da fastidio a questo Leoric, continua la ripressione, ma nulla di fatto, nessuna kill, nessuna partenza aggressiva. Attenzione ancora, Elite prova a dare fastidio, grande, grande giocata dei più di due che ancora una volta si portano in vantaggio su una mappa in cui l'early game è fondamentale, Krios. Come dicevamo inizialmente, il vantaggio una volta preso, a meno di non fare proprio qualche cavolata grossa, è difficile perderlo. Attenzione perché qua c'è il contest del campo che dovranno assolutamente lasciare, forse contestano? Provano a dare fastidio ancora ai più di due con Valar e Quaza, prova a zonare con la propria E, con le Oric. Gli avversari, intanto viene addormentato Elite Sparkle, attenzione, contestano, non ne frega niente, l'intreccio, attenzione perché parte il Moshpit che viene però benissimo interrotto da Vala, ancora Arthas però viene completamente esploso dal team. D.Va intanto riesce tranquillamente a prendersi il campo, ma hanno costretto Arthas a lasciarci, buonissimo Ana Zappertrap, bravissimo a somministrare una dose di sonnifero alla nostra D.Va e a portarsi a casa la seconda kill di questo team fight. Ai ai. In cui adesso si pratica un boss easy peasy lemon squeezy per i più di due, Krios. Bravi, bravissimi in questo contest. Come noi Unlucky forse potevano stare a casa loro, mettiamolo sì, così a questo campo. Con un talento in meno forse aveva molto più senso depushare la bot, prendere esperienza e subito dopo pulire quel campo, che comunque non è poi così importante, voglio dire. Esattamente, intanto vediamo come più di due carichi del loro boss proveranno ancora a pushare un po' di più questa top lane. TC va a prendersi il mana dalla pozza, intanto ci sono i primi schermaglie con Anaka, addormenta Valla, buona la rotation di Shokag su Shabalala che viene quasi esplosa completamente. Tanto vediamo come D.Va è andata a prendere l'altare botte. Il boss però è cattivissimo, aggressivissimo su questo Keep, butta giù il primo muro con una facilità estrema, non riescono a dire praticamente niente, c'è un po' di lag per Fatal Error che okay. Approfitto della una... cosa, mi assento 5 secondi, arrivo 5 secondi di assenza da parte di Krios. Intanto vediamo, se diamo un occhio alle build, direi abbastanza starda su Ana, il biostimolatore che ancora non si è visto, tutto tranquillo, tutto nella norma, diciamo che in questo momento i PD2 cercano di prendersi più esperienza possibile, buttare giù il forte prima dell'ondata Zerg, Krios, stavo dicendo.
In cui intanto c'è questa diva Easy Lemon Squeezy che si sta andando a prendere gli altari. Intanto puoi restartare la partita, Krios. Continua questo push ancora. I più di due con il boss. Intanto bravissima diva, si è andata a prendere gli altari. Probabilmente ci saranno andata a Zerg al 100%, ma ancora l'aggressività dei più di due che sanno che sono 5v4 con il boss. Intanto arriva Dita, diva che prova a zonare il team avversario facendo esplodere il mech nella backline. Intanto il boss butta giù tranquillamente. Intanto è partita la kill sull'Eorica. Ancora adesso gli Esox Allaghi provano a zonare. Arthas va direttamente sulla backline avversaria, non è seguitissimo da la propria squadra, che prova adesso a chiudere in una morsa, esplodere, a chiudere questo Gul'dan che parte buonissimo. Fia, attenzione, la ulti su Arthas che viene tenuto su in vita, ma il Moshpit prende Rhaegar e anche Diva, buonissima la reazione dei PD2, ci lascia in questo momento il GC che non fa in tempo ancora Leori a salvare. Che team fight, Krios, in questa top lane in cui gli Unlucky hanno dimostrato un po' di voglia di provare a rigirare la partita. Sicuramente era il momento giusto per farlo, perché gli avversari ancora non avevano preso il livello 16 e il talento di conseguenza. Tra l'altro hanno fatto un 100% di Zerg, per cui sì, era assolutamente il momento giusto. Tutto sommato non hanno ancora perso, quindi le kill ci sono state da entrambe le parti, non è andata malissimo. Diciamo che hanno recuperato un po' di quella esperienza che gli dava quei tre livelli di svantaggio entrambi. L'ho andata a Zerg, si è portata a casa il forte bot. Intanto però adesso rimangono senza entrambi i keep, in una mappa piccola non si sente tantissimo, perché comunque le catapulte le riesce a pulire abbastanza facilmente in entrambi i casi. Il 16 però si fa sentire parecchio. Sì, il 16 soprattutto perché dall'altra parte c'è un 14, assolutamente ora dovranno gestire la partita nella maniera più safe possibile, più tranquilla, senza esagerare, senza spingersi troppo avanti e cercare di pareggiare questo livello, quantomeno pareggiare il talento, insomma. Intanto provano i PD2 con Leorica a scoutare i movimenti degli avversari, prova Apocale a dargli un po' di fastidio, c'è il team che prova, attenzione, Leoric prova aggressivissimo a zonare Elite Sparkle che va via agilmente con Diva col proprio boost. Tassadar prova a dare vision al team, prova ancora aggressivissimo Fatal a provare a zonare, giustamente hanno il 16, vogliono utilizzarlo, hanno entrambi il campo top e il campo bot che pusha verso il core dei poveri Unlucky, che si trovano costretti a difendersi da questa ondata di campi. Attenzione però, adesso i PD2, c'è l'Hit Sparkle che è leggermente out position, se ne va via con Diva al mech agilmente. Tassa da rapulire la bot, i PD2 si muovono, attenzione, prova il flank, fatal error, prova a entrare nella backline avversaria, bravissimo l'Hit Sparkle in questo caso a dare fastidio proprio ai TC che stava puntando direttamente Shabalala, forse pezzi di PS degli Unlucky, senza di esso non possono fare tanto. Tassadar intanto ha quasi pulito la bot lane, si trova un po' out di risorse. Shabalala rischia tantissimo, tutto, è costretto alla ulti. Rigoset, bravissimo Shokakyu a fare la rotation completa su Shabalala. Quanti danni questo Gul'dan a difesa sono, adesso. Ci sono una marea di catapulte, ci sono i campi che stanno pushando, il core è ancora con lo scudo abbastanza integro. Il problema è che adesso ci sono i due altari attivi. E in questo momento i PD2 si prodigano a prendersi entrambi gli altari con una possibile, anzi probabile ondata al 100% e può essere devastata. Intanto trappolina, vediamo come agì Cooper, la trappolina dei PD2, Arthas è leggermente out position, prova a rivelare il Sparkle a dare fastidio, i PD2 prendono tempo, Tassadar va velocissimamente a impedire la presa di questa 100% di ondata. Intanto la top lane, le catapulte stanno facendo disastro, Krios c'ha il core al 60%, guarda, i PD2 come danno fastidio, impediscono il recall, Shabalala prova ad entrare, ci riesce ma ancora ETC c'è il core al 25%, 20, bravissimo Elite Sparkle ad andare a pulire, ma parte una teamfight bot in cui AG Cooper viene isolato al team avversario, non ha la ulti Rhaegar, non riesce a salvarsi, invece no! La cura all'ultimo minuto, ancora intanto Diva prova la difesa estrema ancora al 22%, ancora più di due, si vanno a guadagnare questo 100% di ondata, la fine vicina per questi Unlucky che non riescono a dire niente,
non riescono a rispondere a questo Shokaku che fa i devasti con questo Gul'dan e si prodiga forse l'ondata finale di questa partita. Guarda quanta vita toglie Gul'dan con una sola Q a Shaba. Pazzesco. A Valla. Pazzesco. Sacco di danni. Intanto, lo sanno, ci provano in qualche modo a zonare con D.Va. Il mech esplodere, intanto Arthas prova a entrare aggressivo nella backline, ruta un sacco di personaggi, Leoric però continua con la Ela a dare fastidio, Lit Sparkle prova con D.Va a fermare, intanto parte, mamma mia, come si refulla con la ulti Leoric e Lit Sparkle perde Valla, però in questo caso, ed è un GG per i più di due che dominano la prima partita di recupero di questo match, GG. 1-0. Bravissimi, bravissimi. GG davvero. Bravi, bravi, bravi. Qua Gul'dan ha fatto i devasti. Mamma sì, direi uomo partita Gul'dan in questo caso. Grazie a lui che hanno preso tutto quel vantaggio iniziale, grazie a tutte le Q praticamente azzeccate, la E che prendeva più di una persona. Gli avversari purtroppo dovevano sempre andare indietro grazie a questo e quindi è andata così. Molto. Bravi entrambi, perché comunque qualche sprazzo da parte degli Unlucky, soprattutto in quel momento in cui gli avversari non avevano il 16, l'ho visto, e non sono riusciti a fare così tanto come avrebbero dovuto per pareggiare quel dislivello, però è stata un'ottima risposta. Io ho ancora la schermata di fine partita aperta, Gul'dan con 101k di danni sugli eroi, non sta di meno Valla che comunque ne ha fatti 88. Diciamo che ha giocato molto molto bene Gul'dan e più che altro ha quasi preso tutte le skill, cioè non ha mancata neanche una, il che nonostante Tassa dalle Rega riuscissero comunque a tenere i buoni danni fatti da Gul'dan, non c'era abbastanza spazio di risposta. In questo caso D.Va forse non è riuscito a dare quell'out positioning, nel senso andare nella backline e dare fastidio appunto al team avversario, quanto magari invece aveva fatto in partite tipo quella degli Esox Yolo proprio contro i più di due Krios. Forse la chiave è una D.Va non troppo incisiva e un Gul'dan direi più incisivo di così e più di un dente, anzi. Sì, assolutamente. Soprattutto un po' triste. Scusate. No, vabbè, io stavo intanto gestendo qua i team. Allora, due cose importanti. Prima, c'è un giveaway stasera. Il giveaway è di Muradin e Magni Muradin, la skin, quindi è un bundle che prevede entrambe le cose. Non è quello che va, cioè Magni. No, per partecipare al giveaway mettete follow al canale, con questo supportate anche noi e tutto il lavoro che facciamo. Sembra poco, ma è tanto per noi. Avete idea, soprattutto Krios si fa un fattore citando. Ok, nel mentre che voi scrivete tante volte giveaway in chat, io vi mando un video promozionale del nostro sponsor, che ricordiamo essere Razer per quest'anno, che ci sta fornendo i primi due premi per la Serie A e si è dimostrato molto disponibile e gentile. E subito dopo, durerà 2 minuti il video, subito dopo partiamo con la partita e alla fine della partita facciamo l'estrazione del giveaway. Quindi ci vediamo tra 2 minuti. Devi dire qualcosa, Majest? No, solo okay. A tra poco! A tra poco. Cosa serve per fare un tasto meccanico Razer? Servono componenti della più alta qualità, creati specificamente per uno scopo mirato. Serve una tecnologia all'avanguardia per ottenere una precisione fino al 100° di millimetro. Serve uno dei metalli più preziosi, perché solo i punti d'incrocio placcati oro possono assicurare che ogni contatto elettrico sia esattamente dove deve essere. Serve un montaggio assolutamente privo di errori, di ogni componente. Servono videocamere ad alta velocità e sensori infrarossi per rilevare e correggere anche la più minuta delle irregolarità, di quelle che sono invisibili ad occhio nudo. E la calibrazione di questi sensori 3 volte al giorno per assicurare che il livello di tolleranza sia mantenuto vicino allo zero. Serve un'attenta tracciatura della forza esercitata ad ogni click, per assicurare davvero che il punto di attuazione rimanga esattamente lo stesso, dalla prima all'80 milionesima digitazione. Servono calore estremo e temperature vicine al congelamento, vibrazioni intense, infiniti test di caduta.
servono test di resistenza che simulino un utilizzo di 10 anni in sole 6 settimane. Servono professionisti inflessibili che scrutino ogni dettaglio per aiutare a rifinire tutti gli aspetti. Ma soprattutto serve una passione incrollabile per inseguire e sorpassare la perfezione. Tasti meccanici Razer. Razer, pazzesco. Devo essere sincero. Sì, sincero. Mi compro tutto. Ti ha convinto, insomma. Mi ha convinto. Diciamo che io li ho visti tutti e sono veramente incredibili. Cioè, proprio di comprami. Sì, sì, comprami. Hanno una capacità di fare marketing e attirare verso le loro reti malvagie. Cioè, non so come ci riescano, non mi serve, perché ce l'ho la roba, però me la compro, cioè, take my money. Guarda, tra l'altro io a breve dovrò cambiare tastiera, quindi insomma... Ah, quindi... Diciamo che i rampolli della Razer ci regalano gioie proprio a livello tecnico e hardware, a livello pazzesco. Comunque... Dopo questo piccolo break di Razer, si sa già la mappa in cui sì. I nostri più di due e Aesox Unlucky giocheranno la seconda partita di questa sera? La mappa scelta dai più di due è Tomba della Regina Ragno. E ricordiamo che loro hanno scelto la mappa, quindi gli avversari, gli Aesox Unlucky, avranno il primo ban e il primo pick nella fase di draft degli eroi. Yes. Yes. E niente, siamo 1-0 per i più di 2. 1-0 per i più di 2, direi. Al momento gli Unlucky non sono forse riusciti a dare incisività alla loro comp e quindi dare fastidio, tanto fastidio ai più di 2, che non è stata una partita stradominata, perché comunque gli Unlucky erano sempre lì. Però non hanno mai avuto incisività nei team fight, non so cosa ne pensi, Krios. Forse devono essere un po' più aggressivi anche nelle scelte. Sì, c'è sempre un po' di indecisione, un po' di titubanza in quel senso. Ripeto, gli sprazzi si vedono, cioè nel senso io so che sono comunque giocatori in grado di fare, in grado di poter far vedere la loro skill, sono giocatori di diamante, con esperienza, perché dicevamo appunto che Shabalala è presente da tanto tempo nella scena italiana. È più vecchio di Otto. Devono trovare insomma il collante tra di loro e farsi vedere per quel che sono. Esattamente, intanto ricordiamo la mappa Tomba della Regina Ragno per la seconda partita di questa sera. Aesox Unlucky 0, più di 2, 1, vediamo se... si aggiudicheranno un pareggio i più di due, continueranno la loro avanzata da corazzata di Serie A nella speranza di vedere un match magari un pochino più equilibrato in cui finalmente gli Unlucky tirano fuori un po' del proprio potenziale, un po' fare petto grosso, no? Tipo con i Galli. E dopo questa piccola sceneggiata, altra mappa piccola, Krios, quindi sì. Fondamentale di nuovo l'early game, siamo sempre lì. Sì, forse qui rispetto alla prima c'è leggermente più possibilità di dire di più nel late game se sei in difficoltà, perché comunque le lanes sono molto più vicine rispetto a prima erano solo due, ma erano molto distanti, molto tra di loro. Qui alla fine bastano 3-4 passi di ogni eroe e arrivi nella lane successiva e la puoi pulire molto facilmente. Chiaramente qua c'è un fattore boss che è importante, ci sono il fattore consegna delle gemme per le tessitrici, e con una consegna anche dalla tua parte, che magari sei un po' in difficoltà, riesci a respirare un po', pulire tutte quelle wave, quelle lanes pushate, quelle corsie, chiamiamole in italiano, quelle corsie spinte dagli avversari. Difficilissimo in italiano, ragazzi, cioè non avete idea della difficoltà di scegliere le parole corrette, perché altre sono proprio, non dico brutte, ma stanno un po', no? Tipo, ma perché non siamo abituati. Io lo spiego sempre, facendo uno streaming in italiano preferisco cercare di utilizzare tutti i termini italiani, ma anche per esempio per le skill. Noi diciamo spesso cleanse, ma in realtà sarebbe da dire purificazione, perché sono convinto, fermamente convinto, che se castiamo in italiano dobbiamo dire tutto in italiano. Cioè il gioco è localizzato anche in italiano, per cui le abilità vanno chiamate con il loro nome.
Esattamente, Chris. E dopo questo bellissimo report di italiano-inglese, inglese-italiano, noi ci piace l'italiano, proviamo in italiano, è iniziata la seconda partita. Di nuovo Yanlucky contro i più di due, tomba della regina Ranio. Questa volta c'è il first ban da parte degli Unlucky. Vediamo cosa sceglieranno. Non è piaciuto granché Gul'dan. No, quindi mi sa che Gul'dan potrebbe essere di nuovo papabile. Infatti diciamo che a casa Shokao, che ha giocato troppo bene, non lo vogliamo, ci va bene così. Nonostante comunque avessero un force pick da poter utilizzare, che poteva essere un po' a sorpresa, i primi due di nuovo Garrosh. Si vede che gli dà fastidio dalla composition. Garrosh purtroppo è problematico per tanta gente, perché ha quell'abilità di deposizionare l'avversario che è veramente terribile. E anche se magari non ti prende due o tre volte, la volta che ti prende sei morto. Cui sì, è assolutamente un ban importante. Invece mi incuriosisce il first pick di Arthas. Arthas, sì, effettivamente una scelta un po' particolare, nonostante comunque sia uno dei tank barra off tank, che secondo me può fare tranquillamente il tank da solo, che si vede più spesso, buonissimo wave clear, buonissimo per la mappa nel routing, ha tutto, è un personaggio completo. Diciamo che generalmente si cerca magari un personaggio un po' più sgravo. Vogliamo definirlo così. Se vogliamo chiamarlo così, non è per la mappa il termine migliore, però sì. Non è proprio il termine migliore. Che ci sono, fatto virgolettato, ma non mi sento. Ci sono delle scelte da prediligere in questa mappa che potrebbero essere, tra l'altro, stavo per dire Joanna, perché comunque con la sua abilità della W e e il talento che riduce il cooldown in base ai bersagli presi con questa W, insomma, aiuta moltissimo il girare dalla mid lane alla top lane, che è di solito come si gioca questa mappa, e pulire il più velocemente possibile le corsie. Quanto vorrei vedere Azmo. Quanto vorrei vedere Azmo. Quanti ricordi di quel personaggio che ci lancia palle da canestro in testa, sai, esplodendo. Che io impazzisco quando vedo Azmodan in questa mappa. Persone, sì. Intanto i nostri Aesox Unlucky vanno a prendere Valar Egar. Direi un draft molto, molto simile rispetto alla partita di prima di Braxis, dove comunque si prediligono comunque la quasi stessa tipologia di composition, quindi tanto wave clear, buon early game. Diciamo che Krios come scelte si equivalgono e direi sono abbastanza corrette. Sì, per il momento possiamo dire ancora poco, nel senso che soprattutto i più di due hanno preso solo una Joanna e un Tassadar, quindi nonostante siano degli ottimi pick, soprattutto per la mappa, ma in generale lo sono, ancora non c'è una strategia delineata, mentre dall'altra parte comunque c'è il solito Rhaegar Valla, Cromi, interessante come ban, non me lo sarei aspettato. Anche perché non è un personaggio in cui può dare veramente fastidio qua, può poccare veramente da anni, lui proprio distanti da casa sua, si mette lì, gioca, sta FK e manda spells, anzi ovunque, abilità. FK come Abathur. Esattamente. Forse nella composition dei Unlucky in questo momento non si vedeva benissimo. Però se ci vai a pensare, se metti un altro tank forte di buon spessore, come magari può essere un Leoric, ci sta uno spazio per un mage in cui da lontano è distante da raggiungere tutto quanto. Oppure, appunto l'Azmodan che sta dietro, Cromi dà fastidio, te la butto lì. Non lo so se sono d'accordo con questa affermazione. Racer. Sicuramente la W di Cromi pulisce velocissimamente, ma con i primi due pick dei più di due non trovo che sia non è che c'è pericolo. Ecco, magari adesso sì. Forse adesso sì. Perché esce il nostro Keltas, poi ci bannate Gul'dan, chi se ne frega, noi abbiamo Keltas che fa lo stesso lavoro in maniera un po' diversa, ma comunque lo stesso risultato è uguale. E un Morales che prima l'abbiamo visto bannato e adesso preso, doppio support ovviamente. E chi è il quinto pick? Chi è il quinto pick? Chi è? Ci può girare bene un Greyman, ci può girare bene... per esempio Greyman lo vedrei molto bene, no? Ti dà... Sì, certo. Una buona solidità, una buona pulizia, un buon engage aggressivo. Morales se lo cura gli mette lo steampack, fa i devasti. Tassadar lo può seguire, può entrare molto bene.
Sicuramente è un'ottima scelta quella, ma come anche Genji, come anche, non lo so, adesso non mi sta venendo nessun altro. Alarak, anche ci può stare. Alarak, O sì. meno, però, se proprio vogliamo andare a cercare, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. Tanto vediamo come, Alarak. a proposito di Alarak, aggressività estrema e potentissima degli Allachi, e apprezzo veramente tanto le scelte in questo caso, perché hanno una backline un po'. Oh! Chi si vede? Krios nel Nexus, Sergente Hammer. Che Lo sorpresa! sai che lo hanno già usato in questa mappa e Pazzesco. hanno vinto alla grande. Hanno vinto Non alla. ricordo se ci fosse Morales e neanche Keltas, però più o meno era simile il draft. Draft simile di più di due, dice. L'hanno ma in questo già in Serie A? L'hanno giocato? Sì, O nella in Serie A, HTS? no. Pazzesco, pazzesco! Questo Sergente Hammer che spunta nel Nexus Rayquaza ci delizierà in questo team tutto particolare, tutto un po' new, che però deve affrontare un tutto rispetto all'Haki aggressivissimo che fa paura contro una backline così squishy. ETC, Arthas, Alarak, cioè entrano proprio come il coltello sul burro quando si sta per sciogliere al sole, cioè peggio della viaria, mettiamola così. Sì, tra l'altro mi sta venendo da pensare che ETC potrebbe anche scegliere Stage uno dive, dici? stage dive, esatto. Per entrare più aggressivo nella backline. Potrebbe Esatto. starci. Anche con Hammer, sai, è un po' difficile da gestire Hammer, quindi sicuramente è un modo per arrivare dietro, bypassare Joanna e fare il devasto, dare fastidio. Dare fastidio a una backline molto, molto squishy, ma molto, molto particolare. Anche perché hanno una Joanna che direi che forse è uno dei tank più grossi che ci sono sul Nexus a livello Beh, di credo che sia solidità. attualmente il più grosso, È il più cioè con la grosso, no? sua passiva che si mette lo scudo, insomma la vita è quella che è, addirittura delle abilità come quella al 4 di curarsi e ha un sacco di sustain, sicuramente secondo me è attualmente il tank più resistente, presente nel Nexus. Intanto inizia la seconda partita dei più di due contro gli Esox Allachi e proprio i nostri amici dei più di due guidati da Fatal Error su Joanna, Zappeltrap su Tassadar, Shokaku che invece che Gul'dan ora usa il buon Keltas, Genyox sul nostro molare e a sorpresa il pick di Hammer guidato da Rayquaza. E dall'altra parte Agi Cooper con Arthas, Elite Sparkle con ETC, Shabalala su Alarak, Rigoset con Rengar e Thorn con Valla. Quindi c'è stato un cambio, Valla la utilizza Thorn e non Shabalala. Esatto, un piccolo cambio tecnico-tattico. Più che altro sono curioso di vedere in questo caso Hammer cosa farà, cioè andrà nella bot lane a pushare, farà il solo laner insieme a Tassadar. Hanno parecchie scelte, Per oppure faranno quello che ho entrambi. visto l'ultima volta, la prima fase la passa bot a pushare, poi si unisce al team e girano insieme ad Hammer per appunto distruggere tutte le strutture avversarie. Tanto vediamo Alarak, Hammer nella bot lane. Intanto ci sono le rotation velocissimi di più di due con Joanna, Tassadar e Keltas a pulire le lane. Una velocità e una facilità estrema. Guarda, proprio mettono un secondo. Joanna prende i minion, W di Tassadar, Q di Keltas. Cioè, proprio una velocità estrema. Guarda, guarda, guarda che pulizia, pazzesco. Posso chiedere una cosa? Siccome mi sembra che ci sia forse un bug nell'interfaccia, che quando ti seguo poi la telecamera si ferma, muovi un attimo la telecamera in modo che io possa capire se ti sto seguendo. Cioè, Guarda come dimmi la dove muovo stai bene. guardando, Sto no? guardando la bot lane, il buon Shabalala Ok. e Rayquaza che sono aggressivi e si continuano a muovere. Intanto Genyox scende No, non per ti seguo curare, purtroppo. ma proprio Hammer in questo momento continua ancora il push. Zappeltrap scende pure lui. Ci sono addirittura in tre in bot lane. Intanto Joanna e Keltas puliscono le altre wave. Vediamo come questi tre personaggi Hammer continua a poccare team avversario, la pulizia intanto dei più di due che fanno perdere minion ai Esox Allachi, quindi esperienza, bravissimi. Intanto parte la combo su Hammer, Alarak viene preso, anzi prende Hammer, bravissimo anche l'Hitsparkle ad entrare, ma nulla da fare. Sei riuscito a collegarti in diretta streaming?
Dice a me? No, purtroppo la telecamera pare non funzionare, quindi sposterò io dove servirà. Attenzione, Elite Sparkle su Morales. Provano adesso, hanno cambiato target, sono andati alla Rachetici sulla medica a cercare la kill, ma comunque c'è Tassa Dark, gli mette lo scudo. Questo doppio support dà veramente tanto fastidio alle composition aggressive, perché nonostante vai su un personaggio come può essere il medico che se lo prendi esplode, Tassa ti dà quel momento di ripresa di vita, quindi riesci tranquillamente di escape, ecco, ad uscire da una morsa che magari può essere veramente devastante. Sì, sicuramente è in grado di mettere, diciamo, in pausa il danno che arriva dagli avversari e dare quel momento di respiro in più. Tanto vediamo come più di due costringono a splittarsi la lane art se vale a non muoversi in sé, perché Joanna e Kalta spuliscono a una velocità estrema, sono costretti a lasciarli nelle lane. Tanto vediamo come nella bot ancora adesso sono in quattro dei più di due, provano a cercare un po' di push verso questa bot lane con Tassadar e Hammer che zonano veramente aggressiva. Intanto Rhaegar sneaky sneaky con Rigoset si va a prendere gli easy. Bella questa mossa degli Unlucky. Eh sì, sì, sicuramente è una delle poche cose che potevano fare per rimediare a questo push estremo da parte dei più di due. Come ti dicevo, come vedi, si sono uniti ad Hammer per dare maggior valore al suo potenziale e lo stanno sfruttando per appunto tenere in scacco gli avversari. Tutta questa partita concentrata nella bot lane in cui Alara e TC provano la combo su Hammer ma non ci riescono, anzi Elite Sparkle rimane chiuso da Hammer e Joanna che è veramente bassissima ma non riesce a portarsi a casa e TC si salva veramente con poco, molto bravi nella rotation. Adesso però gli Esox Unlucky devono affrontare questi quattro mascalzoni dei più di due con questo Hammer che pusha senza un tank, il che magari può portarli a pushare un po', invece no, se ne vanno via. Intanto hanno già consegnato 30 gemme con Keltas che fa avanti in dritto, fa quello che gioca da solo. Tra l'altro non ha neanche preso giustamente la quest sulla colonna di fuoco, ma quella sui globi, in modo da avere lo scudo per poi l'eventuale entrata in scena di ETC. Esattamente, anche perché poi avere ETC Alarak che ti pushano così aggressivi nella backlane insieme ad Arthas, avere una difesa in più nonostante il doppio support ti può aiutare a portare al team fight per poi rigirarlo a tuo favore con i tanti danni che puoi fare. Intanto i più di due provano la consegna, Hammer viene interrotto in 5 addirittura, i più di due per provare a consegnare, Hammer ne consegna 8, Tassadar ne consegna Tess 7 e gli Unlucky non possono dire attenzione, però viene preso Keltas. Bravissimi gli Unlucky, ottima bravi, risposta bravi. E prima kill davvero bravi. Hanno visto questa piccola fuori posizione da parte di Keltas, se ne hanno approfittato immediatamente e se la sono portata a casa, bravissimi. Adesso però devono stare attenti perché con questo Hammer con una sola wave possono veramente pushare un sacco Krios. Sì, questa qua forse è la forza, la tattica è esattamente questa, bravo, puntare sul push iniziale. Bravo. Non so se hai notato Rayquaza che proprio ha interrotto la Q di ETC a un mezzo secondo prima che lo stunnasse, bravissimo. Ho visto dall'inizio della partita dei tempismi ottimi da parte dei più di due, soprattutto Tassadar e Hammer. Tassadar mette sempre gli scudi al momento giusto su chi viene preso dalla Q di ETC e quindi di fatto non vengono subiti danni. E Rayquaza ha sempre la prontezza di rispondere a qualsiasi aggressività. Intanto, proprio come abbiamo detto inizio partita, c'è Hammer che approfitta di questo triplo push, si è portato a casa il primo muro mid, la tessitrice bot, idem, lo stesso muro bot, uguale fa quella top, e continuano a pushare, attenzione, è partito un team fight, attenzione alla Living Bomb! Rischia tantissimo Elite Sparkle, bravissimi, in questo caso Rigo, se salvare all'ultimo secondo il nostro TC. Intanto Rayquaza si stabilisce lì con Hammer, vuole portarsi a casa il keep per farsi vantaggio, provare ad arrivare al 10, giustamente zona tantissimo Joanna e anche il medic con le sue bombe a dar fastidio agli avversari che hanno fatto in questo momento al 10, si possono permettere. Fatal Error prova a ingaggiare aggressivo con uno stun su Alarak, ma bravissimo con un escape. Molto molto attenti gli Unlucky. Addirittura partita la ulti su Hammer da parte di Morales, che però in questo caso, grazie appunto alla fuga di Shaba, è andata un po' a vuoto.
molto molto bravo a usare il proprio escape, il proprio spostamento per levarsi da un buonissimo stun, un buonissimo ulti di Fatal Error. Intanto a G Cooper prova sneaky sneaky a consegnare, ma zappato, e direi che t'ha beccato. E intanto c'è questa pulizia, questa coordinazione tra Shokaku e Fatal, la pulizia estrema, fa il 10 anche gli Esox Allaki, che rimangono più in partita di prima. Non c'è tanto distacco qua, il team fight mi sa che saranno la chiave di questa partita. E intanto prova Shabalala, aggressivissimo con la mount, a fare lo spostamento verso la backline tra Hammer. Prova, parte la ultima, non becca nessuno ancora. Joanna prova a zonare, buonissima la Q, Thorn viene beccato da una combo, parte la ulti di Joanna, ci lascia la buona valla con questo Tassadar. Sneaky Sneaky ha fatto zzz, l'ha fulminato. Intanto ancora Alarak prova a dare fastidio alla backline, viene inseguito da traversare. Intanto potrebbe partire il wall, non fa in tempo, anzi parte adesso, lo chiude lì dentro, prova ancora a zonarlo, a rallentarlo. Quanti danni fa Hammer con l'auto attacco? Stavo guardando proprio questo, impressionante. Gli due tacchette di vita con un solo auto attacco, è veramente tanto. Vai, scusami Lorenzo. Ok, no, dicevo, stavo per dire prima che insomma ci fosse quella kill su Valla, che comunque gli Unlucky non stavano giocando male. L'unica cosa è che nel momento in cui Hammer si posiziona in quel modo e tu non riesci in assolutamente a contrastarlo, secondo me avrebbero dovuto gruppare tutti e 5 e quei due dalle altre due lane passare da dietro, perché comunque era un 5 contro 4. In questo modo hanno semplicemente fatto avanti e indietro e perso il forte. Insomma, sì, si poteva fare qualcosa di più. Poteva fare meglio. Intanto gli Alaki consegnano. Vorrei focussarmi un attimo su Joanna, che ha preso il talento per il rallentamento, no? Quindi ogni volta che tira una W per raggruppare qualcuno, ha il suo rallentamento su lei. Intanto parte un Sitragosa per pushare di più. In più c'è il rallentamento di Tassadar sul single target, quindi quasi sempre il target viene preso dalla combo di Keltas o comunque dai danni di Amber. Sì, perché rimane fermo, piantato sul terreno. Esattamente, il che porta un sacco di danni, low vita per gli Unlucky, che con questo solo supporto Rengar fa un po' fatica a tenere su tutti. Intanto bravissimo, appunto come dicevamo prima, Joanna a rallentare il team avversario, quindi a far prendere la qua Keltas. Buono in questo caso il Krynz, è partita una ulti di nuovo su Hammer, però non tanto value, di nuovo forse un po' troppo in ritardo Krynz questa ulti del medic. Non sta quanti danni Shabba, bravissimo Rigos in questo caso. È l'unica cosa che probabilmente potrebbero fare meglio più di due in questo caso, sfruttare la ulti del medico, ma c'è da dire che non ne sentono neanche tanto il bisogno, cioè il vantaggio c'è di un livello, di un talento, anche di push, per cui insomma hanno abbastanza la partita sotto controllo. Sì, gli Esox Unlucky sono sempre lì, danno forse molto più fastidio con questa composition rispetto alla partita di prima, sì. Proprio perché sono molto aggressivi. Intanto Hammer viene preso buonissimo dalla combo Shabalala Elite Sparkle, però bravissimo il team dei più di due ad andare a salvare il proprio sergente. Elite Sparkle parte col Moshpit, ma viene interrotto nonostante aveva preso Keltas e Hammer. Molto bravo in questo caso medica, ancora Zapper Trap con questi wall a zonare a G Cooper, che rimane un po' chiuso nella morsa, torna e lo salva, buonissima la ulti di Stun. Che bravi i più di due ad andare a salvare Hammer, Krynz. Eh sì, ballo pazzesco. Sempre, sempre molto attenti, sempre pronti i due support a aiutare i loro compagni in difficoltà. E qua arriva di nuovo una consegna delle gemme da parte dei più di due. Quindi l'ennesima pushata pesante. Pushata pesante, il che li porta a un 14 verso quasi 13. Se riusciranno a portarsi qualche forte in più, riusciranno ad arrivare a un 16 per riuscire ad avere più value nei team fight. Intanto si muovono gli Esox Unlucky, che vogliono provare a pushare questo team fight. Shabalala va nella backline, però viene preso dalla combo mortale tra Wall e danni di Keltas. Ah, mamma mia, come si spreada benissimo questa Livium e questi Wall che zonano gli avversari come se fossero carta esplose. Rayquaza stavolta balla. La ulti del medico ha dato i suoi frutti, perché Rai qui era tipo con i turborazzi sul carro armato e ha inseguito Valla fino a invitarla nel suo cannone. Sì. Mamma mia, bravissimi ancora i PT2, adesso hanno l'opportunità di portarsi a casa
primo keep della partita, avere la possibilità delle catapulte a pushare con Rayquaza che sta in siege aggressivissimo, vogliono portarsi a casa questo keep, lo faranno quasi sicuramente, gli avversari non hanno ancora il 16, non possono dire tanto, rinascono, intanto Yasuo-san Lucky, attenzione perché è buonissima la combo, attenzione potrebbe esserci un Moshin da 5 che non parte per pochissimo, l'avevo visto, buonissimo lo stop intanto a G Cooper, viene salvato da Rengar che parte con un Moshin, intanto Shabalala, zona Keltas che è veramente bassissimo, ma parte un buonissimo wall, ma non basta, cade questa volta il loro mage di riferimento, ancora Elite Sparkle che va a prendere con un Moshpit Rayquaza che però viene interrotto ancora Shabalala, prova a dare fastidio a Tassadar per evitare che metta i wall, e proprio alleati ancora continua questo team fight senza valla, 4v4 ancora Elite Sparkle, bravissimo in questo caso lo stun su Rayquaza che prova ad andarsene, ma allora chi dice no, non te ne vai da nessuna parte, ma Jenny Ox che ha finito praticamente tutte le cure che poteva dare Elite Sparkle, la pochissima vita, parte lo scudo di Rengar che lo salva per pochissimo. Che team fight lunghissimo in cui gli Unlucky provano a rispondere, risposta contro risposta, chi risponde di più, chi risponde di meno. Mamma mia che team fight, Chios. Che bello, una bellissima partita, nonostante il divario si vede sempre che gli Unlucky cercano di cogliere ogni opportunità possibile e immaginabile che riescano a vedere, in questo caso hanno provato in tutti i modi a portarsi a casa Hammer, ma c'era quella Jenny con quel medico che niente, ha dato fondo a tutte le energie per proteggerle in qualsiasi modo. Veramente, veramente brava in questo caso Jenny Hotz a salvare Hammer dalla combo alla RakTC che colpisce sempre, ma è bravissimi per i due a rispondere. Intanto prova l'engage, questa volta parte Johanna a provare a zonare, parte anche una ulti su Rayquaza che con una velocità estrema prova a dare fastidio alla frontline. Guarda con che danni fa ai tank, li scioglie completamente, semplicemente con un auto attack. Questo push delle tessitrici dei Unlucky dove provano a prendere un po' più di respiro. Provano adesso a pushare top vedendo i PD2 che sono andati a difendere bot, ma si muovono giustamente velocissimamente, rotation molto safe. Intanto Johanna prova a essere presa, bravissimi in questo caso gli Unlucky a provare a zonare gli avversari, Johanna passa dentro ancora, Keltas rischia un po', Shokaku lo sa, Fatal Error prova a proteggere il proprio DPS, il proprio mage che non riesce a fare una rotation safe perché ci sono Arthas e TC che provano a zonare, però adesso si posizionano veramente bene, sono riusciti a portarsi a casa un keep, che si avvicinano al 16, questo studio parte da ulti di AG Cooper che rallenta tutti, attenzione, parte una buonissima combo su Keltas dove però viene salvato da un buonissimo wall di Tassadar che evita agli ETC e Yalarak di turno a salvarsi, ma in questo caso viene a saltare tutta la composition degli Unlucky dove Tassadar con un wall e la Q di Keltas fanno i devasti esplosi. C'è ETC che personaggi. Viene sballottato da una parte all'altra, appena fa la Q c'è buona la combo di Shabalala dove però non può niente, ci lascia anche lui. Dicevo, viene sballottato da una parte all'altra ETC appena fa la Q perché c'è la bomba di Morales che lo sposta da una parte, Hammer che lo sposta dall'altra, e poi c'è Johanna che lo tira con la W. Mamma mia, non ha vita, poveraccio. Non ha vita e non riesce ad avere quell'incisività col Moshpit. Forse, come dicevi giustamente tu a inizio partita, forse uno stage dive avrebbe dato più value. Intanto molto molto bravi più di due a sfruttare boss e consegna contemporanea per dare una pressure pazzesca agli avversari che si trovano tre lane pushate più un boss, e mi sa che vanno diretti al core da mid, Krios. Eh sì, qua potremmo vedere la fine della partita abbastanza facilmente, ci sono tre livelli di vantaggio, i talenti sono pari, ma insomma boss più tessitrici fa male. Intanto adesso si posizionano i più di due nella top lane, Shabalala viene chiuso dal wall, buonissimo l'escape in questo caso, parte la ulti di Johanna che però lo punisce malamente, Shabalala un po' troppo greedy, zonato benissimo direi da Zapper, troppo ancora questo Fatal Error che la rallenta in una maniera assurda, i personaggi degli Yasuo-san Lucky che sono costretti ad essere ritirati, parte una specie di assalto estremo, prova ancora una volta Elite Sparkle con un Moshpit che viene interrotto per l'ennesima volta e viene esploso di nuovo ed è GG per GG. I più di due che si aggiudicano GG, anche GG. La seconda partita della serata.
2-0. Composition pazzesca. Che giocate, Krios. Che partita. Molto bello. Non ho molto modo di commentare in questo caso, perché l'esecuzione da parte dei più di due è stata davvero perfetta. E nonostante la grinta di questa partita, che effettivamente si vedeva da parte degli Unlucky, sì, non sono riusciti a fare quello che volevano, a arrivare nelle retrovie e quindi togliere quell'hammer fastidiosissimo dalla scena. Prima di dare il giveaway, ti faccio parlare 10 secondi, che sì, ho una proposta forse da farti. Dammi un secondo, arrivo. Più che altro il discorso che facevamo prima è che proprio i più di due, nonostante la composition degli Unlucky sia, penso, d'aggressività fatta in persona, riescano a fermare proprio l'entrata di ETC alla Rack Arthas che andava sulla backline. Come diceva giustamente Krios prima, quando ETC entra dentro, c'è Morales che ti tira la bomba, c'è Joanna che ti deposiziona con la W, c'è Hammer che anche stesso lui ti deposiziona un sacco, c'è Keltas che ti può stunnare, quindi nonostante riesci a entrare nella backline, si spreadano talmente tanto che anche se tu vai su un target, loro fanno in modo che cominci a balzare in mezzo alla backline e poi non riesci a fare un focus preciso, perché a furia di muoverti a destra, a sinistra, a manca, il team non riesce a followare. Stavo appunto dicendo il discorso che dicevi tu del deposizionamento quando un ETC, una Lara che entrava nella backline, il che forse è stata la chiave della partita, oltre al fatto che i più di due, cioè, prendono tutte le skill sempre, cioè Tassadar, lo scudo, sempre al momento giusto. Rayquaza penso che avrà interrotto due moshpit da solo, e tutte le volte che entrava ETC con la Q non si faceva stunnare perché al millisecondo lo interrompeva. Tassadar ha messo i wall perfetti, Joanna appena mette il wall lo rallenta e Kelta stifa la Q, ti esplode, cioè proprio coordinazione. Perfetto. Sì, assolutamente sì, assolutamente d'accordo. La propostaccia che ti voglio fare è: ce la castiamo anche la partita di Serie B? No? Queste proposte indecenti alle 10:30 di sera. No, più che altro perché domani mattina il lavoro, la sveglia si fa sentire. Va bene. Perché è già un po' tardino, il che è un po'... mi porta domani mattina che vado giù con talmente tanto. Voi non avete. Voi non avete sentito niente. Niente, ragazzi. Io ci ho provato a convincerlo. Dai, facciamo solo il giveaway e poi ci vediamo domani sera con la Serie B. E i più di due che la castano. E noi ci rivediamo poi giovedì con la Serie A. Allora, il giveaway. Facciamo 10 secondi in cui potete ancora scrivere punto esclamativo giveaway, mettere il follow al canale e poi vi do la skin di Magni Muradin, il eroe più skin, perché Muradin penso che ce l'abbiano tutti, anche perché lo dà, sì, arrivo io, Devil, arrivo. Lo dà penso di base, Muradin penso il gioco, se scegli, o forse costa 2k, quindi penso che anche i neo lovers di Heroes of the Storms ce l'abbiano nel proprio parcheggio eroe. Sì, però yeah, sai, è sempre magari l'amico non ce l'ha e la si può dare a lui, insomma. Hai visto come sono distreggiato con parole difficilissime? Pazzesco, migliori di giorno in giorno, sei fantastico. Esattamente, cuoricino per me. Un love a Majest, una parola detta meglio ogni sera. Un cleanse in meno e un cleanse in più. Ok, ci siamo, ragazzi. Giveaway. Devo farti anche il rullo di tamburi. Due. Sto facendo il conto alla rovescia con il rullo di tamburi. Uno. Routnet. Scrivimi Routnet in privato. Se avessimo avuto la R-Mosh sarebbe stata un disastro. Routnet avrebbe esploso completamente le nostre parole, proprio come un bicchiere fa quando cade dalla tavola di vetro. Eccolo lì, Routnet, l'ho visto. Va bene, ragazzi. Allora, grazie a tutti per averci seguito numerosi questa sera. Grazie per il supporto, grazie agli sponsor Razer e Clan Center. Grazie a Amico Magist, grazie a Mamma Blizzard per le skin. Ci vediamo domani con i più di due Serie B.
dopo domani con la Serie A, io, Magest e probabilmente anche il giudice, che se vi chiedevate dove fosse stasera sta giocando, quindi è per questo che non c'è, gioca la Serie B nei Clan Aristocazzi, bel nome, grazie. Anche perché quando lo dici sembra una presa per i fondelli, ma no, è proprio così, Clan Aristocazzi, quindi ok. E niente, il sito verrà aggiornato questa sera stessa, probabilmente più stanotte che stasera, quindi se volete aggiornarvi sui risultati sulla classifica magari domani. E basta, ciao a tutti raga, buonanotte. Buona ragazzuoli, ciao. Un bacione, ciao ciao.